Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vediamo come ho costruito un impianto di irrigazione connesso alla domotica e quindi controllabile da remoto con l'app sul telefono. Infatti, ormai da alcuni anni faccio un piccolo orto sul balcone e le piante hanno bisogno di acqua. Il problema è che innaffiare a mano tutti i giorni è abbastanza noioso e poi si consuma molta acqua. Quindi ho costruito un impianto di irrigazione a goccia per innaffiare le piante con la giusta quantità di acqua in modo automatico. Per farlo funzionare ho usato per alcuni anni questa centralina, che però era molto limitata come programmazione degli orari. Quindi ho deciso di abbandonarla e di fare un sistema per aprire e chiudere l'acqua con la domotica. Così posso controllare l'irrigazione a distanza dall'app e scegliere di volta in volta per quanto tempo innaffiare. Inoltre posso impostare degli orari a cui irrigare automaticamente. Questo sistema di irrigazione sarà poi abbinato a dei sensori di umidità del terreno e alla mia stazione meteo per regolare ancora meglio quanta acqua dare. Ma ora iniziamo! Per aprire e chiudere l'acqua dell'irrigazione con la domotica userò un'elettrovalvola che sarà collegata a un relè connesso al wifi. Ho cercato un po' su internet e ho trovato questa elettrovalvola in ottone normalmente chiusa, che funziona a 230 volt. Un'elettrovalvola normalmente chiusa è come un rubinetto, che si apre quando si accende la corrente e si chiude quando si spegne la corrente. Questo tipo di elettrovalvola ha un grande vantaggio per la sicurezza, perché se manca la corrente durante l'irrigazione, l'acqua viene immediatamente chiusa. L'elettrovalvola ha di lato un connettore per l'alimentazione. Per collegare la valvola userò un cavo a tre poli. Aprendo il connettore abbiamo tre morsetti per collegare il filo di terra, il neutro e la fase del cavo. Una volta chiuso il connettore lo possiamo collegare alla valvola. Per provare la valvola l'ho collegata temporaneamente al tubo dell'acqua che uso per innaffiare. Se accendo la corrente dell'elettrovalvola vediamo che l'acqua si apre, mentre se la spengo la valvola si chiude. Quindi l'elettrovalvola funziona, ma ora andiamo indietro nel tempo e vediamo l'impianto di irrigazione a goccia a cui l'elettrovalvola sarà collegata. Per fare l'impianto di irrigazione ho messo un tubo da 16 mm attorno al perimetro del balcone. Per fare le curve e le diramazioni ho usato dei gomiti e dei raccordi a tre vie. Sul tubo sono innestati dei tubi più piccoli che vanno ognuno a un gocciolatore, che è messo nel vaso di una pianta. I gocciolatori permettono di regolare quanta acqua esce in base a quanta ne serve a ogni pianta. Ho messo più gocciolatori di quante siano le piante, così da poter spostare le piante facilmente senza dover modificare l'impianto di irrigazione. Questo impianto di irrigazione a goccia funziona ormai da diversi anni ed è veramente comodo perché dà a ogni pianta l'acqua che serve senza sprechi. Ora che abbiamo visto l'impianto di irrigazione, possiamo montare l'elettrovalvola per automatizzarlo. Prima di continuare, voglio precisare che è la prima volta che faccio lavori idraulici, quindi questo per me è un mondo completamente sconosciuto e sicuramente farò tantissimi errori. Quindi, se voi volete essere sicuri di avere un lavoro fatto bene, chiamate un idraulico e non fidatevi di quello che vi dico adesso. Prima dell'elettrovalvola metterò un filtro per evitare che le impurità dell'acqua vadano nell'impianto di irrigazione e lo intasino. Il filtro ha all'interno una rete per trattenere le impurità, che si può pulire svitando il tappo. L'uscita del filtro è da 3 quarti di pollice, mentre l'ingresso dell'elettrovalvola è da mezzo pollice, quindi per collegarli ho usato un adattatore. Per fare la giunzione ho messo del Teflon sul filetto dell'adattatore e l'ho avvitato stringendo bene con una tenaglia. Il rubinetto da cui prenderò l'acqua è dentro un sottotetto, mentre l'elettrovalvola sarà montata fuori per evitare di allagare il sottotetto in caso di perdite. Per portare l'acqua fuori ho usato un tubo per il carico acqua della lavatrice.
questa non credo che sia la soluzione migliore, quindi vi consiglio di trovare un tubo più adatto. Ho collegato il tubo all'ingresso del filtro con un raccordo da 3/4 pollice. Ho collegato l'altra estremità del tubo al rubinetto con la sua guarnizione. Ovviamente se tutto funzionava subito sarebbe stato troppo bello, quindi è arrivata la prima perdita. Per fortuna per risolverla è bastato rifare le giunzioni mettendo più teflon e stringendo meglio. Poi ho collegato l'uscita dell'elettrovalvola al tubo di irrigazione usando un raccordo a gomito. Per fissare l'elettrovalvola al muro ho stampato in 3D questo supporto. Quando ho aperto l'acqua ho scoperto la seconda perdita, dove l'elettrovalvola è collegata al tubo di irrigazione. Quindi ho dovuto smontare tutto di nuovo e ho messo tra l'elettrovalvola e il tubo di irrigazione un tubo rivestito in maglia metallica. Ora sembra funzionare tutto, ma non sono per niente sicuro di aver fatto un buon lavoro. L'elettrovalvola ha delle parti elettriche, quindi sto costruendo una copertura di legno per proteggerla dalla pioggia. Adesso devo collegare l'elettrovalvola alla domotica per poterla aprire e chiudere da remoto con l'app sul telefono. Per farlo userò un relay smart Shelly, lo Shelly Pro 1. Come gli altri Shelly Pro, anche questo ha la possibilità di essere montato in un quadro elettrico con guida DIN e oltre alla connessione Wi-Fi ha la porta LAN per connetterlo alla rete con un cavo. Inoltre ha ovviamente i morsetti per l'alimentazione a 230 V, per il contatto pulito del relè e per i due ingressi. Il fatto di poter collegare due pulsanti sarebbe comodo, ma non ho capito bene come far funzionare i due ingressi, perché sulla app ne viene mostrato uno solo. Per montare lo Shelly userò un quadretto con la guida DIN. Nelle pareti del quadretto ho montato due pressacavi per far passare il cavo dell'alimentazione e quello che andrà all'elettrovalvola. Poi ho montato lo Shelly sulla guida DIN. A fianco dello Shelly metterò anche un pulsante per accendere o spegnere l'irrigazione manualmente. Qui ho voluto provare l'interruttore 4-box unico. Oltre che come interruttore, questo comando può essere usato come deviatore, invertitore, pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso, semplicemente collegando i fili ai morsetti in combinazioni diverse. In questo caso lo userò come pulsante, quindi ho girato la vite per attivare la molla e ho collegato i due fili ai morsetti come spiega il foglio di istruzioni. Ho montato anche il pulsante sulla guida DIN con un adattatore. Ho fatto entrare nel quadretto un cavo con una spina e il cavo che andrà all'elettrovalvola. Per prima cosa ho preparato due pezzi di filo con sopra due puntalini e li ho collegati ai morsetti di alimentazione dello Shelly. Poi ho collegato uno dei due fili del pulsante all'ingresso 1 dello Shelly. Dall'altro lato ho collegato a un contatto del relè la fase dell'elettrovalvola e all'altro contatto la fase in ingresso. Ho unito insieme i cavi di neutro, fase e terra con dei morsetti e abbiamo finito i collegamenti. Ho fissato il quadretto al muro del sottotetto con due tasselli. Poi ho montato una canalina per portare il cavo per l'alimentazione a una presa qui nel sottotetto. Ho collegato il cavo di uscita del relè all'elettrovalvola e ho chiuso il quadretto con il suo coperchio. Ho attaccato la spina e ho configurato lo Shelly usando l'app sul telefono, seguendo il foglio di istruzioni. Comunque vi ricordo che fare questi lavori elettrici può essere molto pericoloso, sia per noi sia perché possiamo fare dei danni all'impianto elettrico, quindi fate sempre moltissima attenzione. Ora che tutto è montato possiamo attivare e disattivare l'irrigazione direttamente dall'app Shelly, sia in rete locale che da remoto, ad esempio mentre siamo in vacanza. Sempre dall'app possiamo impostare degli orari a cui irrigare automaticamente. Gli Shelly sono perfettamente compatibili con Home Assistant, quindi sulla pagina di Home Assistant ho creato un pannello per controllare l'irrigazione. Ho messo un pulsante per abilitare l'irrigazione e uno per fermarla,
e 4 pulsanti con diversi tempi di irrigazione già impostati. Comunque, se vi interessa la programmazione di Home Assistant, trovate la guida in descrizione. In futuro vorrei automatizzare l'irrigazione ancora di più, usando anche i dati su temperatura e pioggia della mia stazione meteo e i dati dei sensori di umidità del terreno, per calcolare automaticamente di quanta acqua hanno bisogno le piante. Anche questo video finisce qui e spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se volete vedere altri video di elettronica, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.